Se ti dicessi che esiste un modo per lavorare e al tempo stesso viaggiare ovunque tu voglia, mi crederesti? Oggi parliamo esattamente di questo. Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale. Felicissimo come sempre di ritrovarvi. Tematica del giorno: nomade digitale o nomadi digitali o ancora digital nomad. Che cos'è un nomade digitale? Da dove iniziare o come intraprendere questa carriera e quali luoghi scegliere per vivere questa avventura? Piccolissima premessa: se non dovessi conoscermi, il mio nome è Giuliano Di Paolo, sono un content creator professionista e un nomade digitale, e in questo canale la mia purpose è quella di fornirti gli strumenti creativi per esprimere il tuo potenziale e il mindset, l'attitudine per realizzare le tue ambizioni. Iniziamo subito. Che cos'è un nomade digitale? Un nomade digitale è una persona che utilizza le nuove tecnologie per poter lavorare ovunque nel mondo. Piccolissima premessa: questa persona deve avere delle competenze rivendibili online, quindi sul mercato digitale, deve ovviamente possedere un laptop, un tablet, e il luogo in cui si trova deve avere una buona, o ancora meglio, un'ottima connessione internet. Ma cerco di fornirti alcuni esempi pratici di modo che tu possa comprendermi meglio. Quindi facciamo un minimo di esempi di professioni legate al nomadismo digitale. Web o app developer, quindi sviluppatore web. Sales and marketing, quindi potresti essere un copywriter, uno specialista SEO o un content marketer. Designer, un insegnante di lingue straniere o di qualsiasi altra materia online. Oppure, come nel mio caso, un content creator, quindi un creativo che opera sul digitale. Potresti essere un filmmaker, un fotografo, un content writer, un audio producer, eccetera, eccetera, eccetera. Da dove iniziare o come diventare un digital nomad? Anche qui dobbiamo dare un minimo di framework, di contesto. Questa parte è importantissima, quindi seguila assolutamente fino alla fine, anzi possibilmente prendi appunti, perché è molto difficile trovare su YouTube o su blog, podcast, contenuti così esaustivi e specifici. Quindi ti invito a seguirmi con molta attenzione. Framework per diventare un nomade digitale io lo strutturerei in tre punti distinti. Il primo è quello di creare delle competenze, e questa area la chiamo libertà professionale. Il secondo punto è generare monetizzazione, quindi andare a far sì che le tue competenze incrocino la domanda di mercato, e quest'area la chiameremo libertà economica. E il terzo punto è la capacità di svincolarti dal tuo contesto attuale, e quest'area invece la definiremo come libertà emotiva e materiale. Ma cerchiamo di argomentare ognuno di questi punti perché tu possa comprendere meglio quello che voglio comunicarti. Sicuramente ti starei chiedendo: sì Giuliano, anch'io vorrei diventare un nomade digitale, lavorare in giro per il mondo e al contempo godermi le esperienze e le culture in contesti differenti, ma come posso sviluppare queste competenze? Soprattutto quali competenze dovrei sviluppare? Allora, qui ti fornisco un brevissimo contesto. Ho approfondito questo argomento nel video Cambiare lavoro, quindi ti lascio un link in descrizione se vuoi approfondire questa tematica. Il concetto che devi seguire: devi trovare lo sweet spot, l'intersezione tra tre elementi. Questi tre elementi sono sicuramente ciò che ami fare, i tuoi talenti naturali e la richiesta di mercato. L'ho ripetuto diverse volte, nel mio caso specifico è molto semplice: io ho un talento, un focus su tutto ciò che è creatività, amo nello specifico il filmmaking, la fotografia, l'audio production, la comunicazione, eccetera eccetera, e il mercato in questo contesto e periodo storico ricerca questa figura. Quindi questo è il mio sweet spot, tu dovresti cercare il tuo. Quindi una volta che sei in grado di rispondere a queste domande, e se non sei in grado, ti invito semplicemente di provare, di vivere questa esperienza, di metterti alla prova, di testare i tuoi talenti. Per sviluppare delle competenze hai fondamentalmente due percorsi. Hai un percorso più canonico, tradizionale, che è quello legato alla formazione accademica, istituzionale, universitaria, che io personalmente non ho seguito e che non consiglio, perché credo non sia, come dire, contestuale e contemporanea, e credo che l'educazione universitaria purtroppo ad oggi non fornisca gli strumenti
strumenti, il mindset, le abilità, le skill necessarie per potersi rivendere sui mercati online, però questa è una mia opinione personale. Il secondo percorso che potresti scegliere è quello di formarti online e ti suggerisco fondamentalmente tre siti di e-learning molto rinomati, molto importanti. Non preoccuparti se dovessi perderti le informazioni, perché ribadisco, comunque tutte le risorse, ci tengo a specificarlo, le elenco nel box qui sotto in descrizione. Il primo è sicuramente Skillshare, tra l'altro se ti iscrivi con il mio link hai 2 mesi di prova gratuiti senza alcun vincolo. Il secondo è Udemy e il terzo è masterclass.com. Sono tutte piattaforme a pagamento, alcune hanno una fee mensile o annuale, per altre piattaforme invece dovrai pagare per il corso, però all'interno di queste piattaforme trovi dei professionisti veramente iper skillati e sicuramente puoi andare ad acquisire o incrementare le tue competenze. Un altro tip molto semplice, molto essenziale: se non hai risorse economiche da investire, il suggerimento è ovviamente segui YouTube, i podcast o i blog. La cosa complessa sulla formazione gratuita è che devi essere molto bravo a filtrare le informazioni, quindi se trovi youtuber o creator onesti, trasparenti, che ti forniscono informazioni senza un doppio fine, ovviamente benvengano. È molto più semplice, nel momento in cui per l'appunto hai un budget da investire, andare ad acquisire un corso o acquisire una membership e seguire il corso dalla A alla Z, perché ti va a preparare in modo più intensivo, in modo più esteso sulla tematica che andrai ad affrontare. Perfetto, hai compreso quella che è la tua passione e hai sviluppato delle competenze. Ora devi essere in grado di rivendere queste competenze sul mercato. E anche qui ti fornisco 3 opzioni, tutte e 3 plausibili, a seconda ovviamente del tuo percorso personale e professionale e anche a seconda un po' di quelle che sono le tue inclinazioni. Sicuramente la prima risorsa, la prima opzione è quella di optare per un lavoro remoto, quindi potresti tranquillamente fare una richiesta alla tua azienda, se stai lavorando per un'azienda che ti offre questa opzione. Però so che in Italia ci sono molte difficoltà legate allo smart working, nel senso che ci sono molte limitazioni, almeno questa è stata la mia esperienza anni fa quando lavoravo per una finanziaria. Oppure sempre un'altra opzione in tema di remote working è remoteok.io, dove per l'appunto vai semplicemente a ricercare un lavoro che puoi svolgere ovunque nel mondo. Seconda opzione, quella dell'essere freelance, che è una delle attività che io svolgo come filmmaker, fotografo, editor, bla bla bla. Anche in questo caso devi avere un mindset, un'attitudine, una preparazione differente. Sicuramente ci sono tantissime opzioni per lavorare come freelance. Io ti suggerisco 2 portali, 2 siti internet, fiverr.com o Upwork, e anche qui vai a tradare le tue competenze in cambio di una compensazione economica per i servizi che vai a svolgere. La terza opzione, che secondo me è la più interessante ma sicuramente la più complessa, è quella della creazione di un business. Ora non stiamo ad addentrarci in questa tematica perché ci vorrebbe non un video ma un corso specifico, però sicuramente la creazione di un business ti permette maggiore libertà, perché è sicuramente molto più impegnativa sotto tutti i profili, quindi sotto il profilo delle risorse, delle capacità, delle abilità, del tempo richiesto, eccetera eccetera. Ma una volta che sei in grado di sviluppare un business online, il business online ha la capacità di generare passive incomes. Questo significa che generi monetizzazione, generi compenso, generi soldi anche quando non stai lavorando sul tuo business. Anche qui ci sono diverse parentesi che andrebbero aperte, però sappi che questa è un'opzione. Esempio di business online, lo faccio sempre su me stesso: uno dei business che gestisco è uno shop online di preset, di LUTs, eccetera eccetera, di prodotti per creator, fotografi, videomaker, e ovviamente questo shop va a generare monetizzazione anche se sono in spiaggia, anche se sto dormendo, anche se non mi ci sto dedicando attivamente. Però ricordiamoci, come detto in anticipo, che comunque richiede tantissime competenze e tantissimo effort, soprattutto sulla fase iniziale di startup. Ok, ultimo punto riguardo al framework Digital Nomad è sicuramente il discorso di acquisire una libertà emotiva e materiale. Sembra un punto non importante, in realtà secondo me è fondamentale, perché se è vero che con impegno, costanza e determinazione possiamo acquisire delle competenze e rivenderle sul mercato, è molto difficile invece avere l'attitudine, il mindset per andare a svincolarci emotivamente, per affrontare delle paure in termini psicologici e per risolvere delle questioni materiali. E ora ti vado a elencare quelli che secondo me sono i punti che dovresti affrontare. Sicuramente il primo punto è quello di eliminare qualsiasi debito o finanziamento che hai in corso. In inglese si dice financial commitment, ossia se hai un mutuo o se hai, non so, il finanziamento per la macchina, per il telefonino, eccetera eccetera. Sono cose che solitamente dovresti risolvere prima di iniziare a partire, perché
perché ovviamente l'esperienza del digital nomad è un'esperienza molto più instabile, molto più incerta, molto più in divenire rispetto a una carriera tradizionale. Quindi è sempre meglio che questa parte finanziaria tu possa risolverla a priori. Altra cosa molto importante è quella di liberarti di tantissimi dei tuoi beni materiali o possedimenti. Ad esempio parliamo di automobili, parliamo di guardaroba ingombranti, parliamo di qualsiasi tipologia di possedimento futile. Io ad esempio ho passato gli ultimi 7-8 mesi in Asia, fondamentalmente ho vissuto con uno zaino dove c'era tutta la mia strumentazione tecnologica e una valigetta con veramente 4 cose dentro. Il concetto è che essere un digital nomad non è un lavoro, è uno stile di vita, e quindi devi approcciarti al minimalismo e devi essere disposto a rinunciare a degli oggetti, dei beni materiali a cui una vita tradizionale, una vita più canonica, una vita più conservativa tende a abituarci, tende anche un po' a creare questa dinamica vincolante psicologica. Quindi questa è una cosa estremamente importante da considerare. Passiamo sulla parte emotiva. Devi sicuramente affrontare qualsiasi dovere o obbligo relazionale tu abbia, che si parli di fidanzata, fidanzato, marito, figli, famiglia, genitori, eccetera eccetera, perché o sei in grado, nel caso dovessi avere, non so, un nucleo familiare o una relazione, di portare questa o queste relazioni con te in viaggio, oppure devi essere in grado di risolverle, perché comunque è molto difficile vivere delle relazioni a distanza. Poi questo ovviamente è estremamente soggettivo, però sicuramente è una forma di impegno che va tenuto in considerazione e va soprattutto affrontato, se non risolto. Ultimo punto sulla parte emotiva, psicologica e materiale è quella di affrontare la paura dell'incertezza, di affrontare il timore di uscire dalla tua zona di comfort. Dicevamo, essere un nomade digitale ha molti contro, se vogliamo, rispetto a una vita tradizionale, se hai ancora questo tipo di attitudine, di mindset, però dall'altra parte ti offre una libertà estrema. Però se vuoi acquisire questa libertà estrema, devi essere disposto a pagarne il prezzo. Abbiamo elencato le cose, le relazioni, le persone, gli aspetti emotivi da cui dovresti cercare di svincolarti o emanciparti, ma sicuramente un'altra cosa che non ti viene detta, un'altra cosa che non ci viene insegnata, è il fatto di essere in grado di uscire da questa zona di comfort, uscire dalla classica routine del lavoro 9-5, di incontrare gli amici il venerdì sera, dell'aperitivo, delle cene il sabato sera e via dicendo. Bisogna cercare di emanciparsi soprattutto da questa famosa area di sicurezza. Questo è un aspetto, se non necessario, fondamentale per essere in grado di intraprendere la tua esperienza di nomade digitale. Ok, hai creato delle competenze, le hai innanzitutto trovate e poi create. Sei riuscito a rivendere le tue competenze all'interno del mercato, sei riuscito a svincolarti psicologicamente, emotivamente, materialmente. Ora è il momento di essere nomadic, di intraprendere il tuo viaggio. E una domanda che spesso mi viene posta su Instagram è: Giuliano, quale meta mi suggerisci per provare, per testare un'esperienza come digital nomad? Dovrei andare in Asia, dovrei andare in Australia, dovrei andare negli States, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente io non ho viaggiato in tutto il mondo, però quello che posso riportarti è la mia esperienza, e sicuramente qualsiasi luogo tu scelga deve avere 3 componenti essenziali. La prima componente è sicuramente che deve essere un luogo possibilmente cheap, non troppo costoso, e deve offrirti un'alta qualità della vita. Poi arriviamo a quelle che sono le mie esperienze e quelli che sono i miei suggerimenti. Il secondo punto è quello sicuramente che questo luogo ti offra un'ottima connessione internet, o quantomeno una buona rete internet. E terzo punto, la città, il luogo in cui sceglierai di vivere per una parte dell'anno deve indubbiamente avere un buon potenziale network di nomadi digitali. Come fai a capire questo? Molto semplice, basta che vedi il numero di co-working space o di coffee shop dedicati al co-working all'interno della città che sceglierai. Le mie esperienze specifiche sono, se non mi segui ti invito innanzitutto a seguirmi sicuramente sul canale, perché ci sono un sacco di consigli iper utili e iper dettagliati che vado a dare per tutti i creator nomadi digitali, o comunque per chiunque voglia vivere una vita un po', diciamo, diversa dai soliti canoni. Però dicevo, se non mi segui, io ho vissuto negli ultimi 3 anni in Asia. Sono stato principalmente a Chiang Mai, che è il nord della Thailandia, che è la mia, non so neanche se definire la seconda città, comunque il mio cuore è a Chiang Mai perché è un posto straordinario. La Thailandia è un paese straordinario. Questa è non solo la mia esperienza, è l'esperienza di tantissime altre persone, quindi ti invito a tenerla in considerazione. Chiang Mai tra l'altro è uno degli hub, quindi uno degli spot più noti
vuoti per il nomadismo digitale nel mondo. Infatti ci sono miliardi di coffee shop e di co-working spaces. Ma un altro luogo estremamente rinomato per i digital nomad è sicuramente Bali in Indonesia. Io sono stato a Bali per circa un mese e mezzo nel 2019 e poi vabbè, sono stato in diversi altri posti, sono stato in Corea, ho girato un po' tutto il sud-est asiatico, anche se la Corea non si trova nel sud-est asiatico, e a mio parere i migliori compromessi si trovano per appunto tra l'Indonesia e la Thailandia. Ma un'altra meta molto rinomata sono le Filippine. Però insomma, quello che ti invito a fare è ricercare, quindi armati di pazienza e di tanto tempo e di tante risorse per fare le tue ricerche, i tuoi esperimenti, e sicuramente tenere in considerazione i tre parametri che dicevamo prima, quindi che il posto non sia eccessivamente costoso, la qualità della vita, la buona connessione internet e sicuramente il network di digital nomad. Sono convinto che questo stile di vita e questa tipologia di lavoro non sia assolutamente per tutti. Abbiamo già elencato i pro e i contro, sicuramente farò altri video relazionati al lifestyle o comunque a tips, strategie di mindset o pratiche per intraprendere questa tipologia di carriera. Però credo anche che dall'altra parte offra davvero delle risorse e delle possibilità incredibili per chiunque abbia voglia, come dicevamo prima, di uscire dalla propria zona di comfort. Ok ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video ti abbia fornito un immenso valore. Dunque mettimi un bel like, iscriviti al canale se ancora non l'avessi fatto, ti invito tra l'altro a venirci a cercare su Content Creators Italia, che è il nostro gruppo Facebook sulla content creation. Ti mando un fortissimo abbraccio e noi ci vediamo nei prossimi giorni.